C'era una volta un bambino che si chiamava Emanuele. Sapeva fare tantissime cose, ma quella che gli veniva meglio era saltare. Quando arrivò il momento di camminare, la sua mamma lo aspettava. Emanuele, dai, vieni dalla mamma, dai, vieni, vieni, dai. Emanuele, con le sue gambette piccine ancora un po' tremolanti, iniziò a... Emanuele, ma tu non cammini, salti! Boh, dai, 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 ancora, torna dalla mamma, dai, torna dalla mamma, dai! E lui... Ma io non ho un bambino, ho un leprotto, caro, caro! La mamma non era preoccupata, perché quando lo chiamava, lui arrivava subito. Emanuele... Era già lì. Emanuele... Era già lì. Non riusciva a finire il nome, quindi decise di chiamarlo Lele. Lele! Lele è come un salto. Lele! E lui era già lì. Così velocemente imparerà anche a leggere, a scrivere, a fare i conti, pensava la mamma. E così il bambino diventava più grande e se gli chiedevi quali animali preferisci, lui diceva il canguro, oppure il delfino. Oppure la pulce, la rana. Ma dopo un po' i suoi amici... Ehi, arriva il leprotto! Ehi, ehi, arriva la rana, arriva la rana! Arriva la pulce, pulcina, pulce, pulce! Ma lui non si preoccupava. Lui si fece comprare tanti libri di animali che saltano. E cominciò a sfogliare, a guardare e diventò esperto di animali che saltano. Il canguro salta alto 3 metri e mezzo. 3 metri e mezzo è come quella cima di quella foglia lì. La rana salta altissima, quella che salta più di tutte in alto è la rana del Sudafrica. Salta alto 5 metri e 50. 5 metri e 50 è come quella foglia là. Ci sono anche dei pesci che saltano, i delfini, le orche, ma lo squalo maco salta 6 metri e 60. Quando andava a scuola, però, la maestra gli chiedeva: Emanuele, quanti abitanti hanno? Quanti abitanti ci sono in Australia? Oh. In Australia ci sono 15-25 milioni di canguri. Emanuele, ti ho chiesto quanti abitanti ci sono in Australia. I canguri saltano altri 3 metri e mezzo. Emanuele, quanto fa 3 più 4? 3 più 4 fa 7, tanto quanto salta alto un puma. Ma io non t'ho chiesto quanto salta alto un puma e neanche un antilope. Ma l'antilope sa saltare alto 1 metro e mezzo e da lì vede arrivare i leoni. Certo che è importante sapere quanto salta alto un antilope. E poi ognuno si sposterà pur come gli pare. Non è una vergogna saltare. E così diventava sempre più esperto di salti, ma la mamma... Senti, Emanuele, devi stare un po' più fermo. Ecco, non è che puoi proprio sempre saltare, Devi fare un po' come tutti gli altri bambini, non vedi che i bambini sono tutti tranquilli, stanno seduti, vanno a scuola, rispondono alle domande come devono rispondere, non come gli pare. Emanuele, devi stare un po' fermo. Ma lui... Un giorno era nella palestra della scuola, dove c'era un tappeto elastico, e lui cominciò. Quel giorno voleva saltare più in alto di tutti gli altri giorni, perché voleva provare a arrivare, a vedere dove arrivava. Dai, Lele, dai, dai! Si inzuccò nel soffitto e cadde svenuto. La mamma era preoccupatissima. Emanuele, svegliati per favore, Emanuele! Lo portò a casa, lo portò a letto. A letto 1 mese. Ci volle 1 mese per riguarire, Ma poi
Finalmente Emanuele era guarito e poi finalmente imparò a stare fermo. La mamma gli ha detto: Emanuele, adesso basta, stai un po' ferma e sbatta, non devi più saltare. E così Emanuele non saltò più. Ma la vita continua. E un giorno Emanuele e la sua mamma andarono al parco. La sera prima aveva piovuto e c'era una pozzanghera enorme davanti al cancello del parco. La mamma la superò, ma Emanuele stava lì a guardare la pozzanghera. E la mamma: Emanuele, dai, salta! Emanuele, salta! Emanuele, è tardi, dobbiamo andare al parco, dobbiamo andare a giocare, non ti va più di giocare, salta! Emanuele cominciò a sentire il cuore battergli fortissimo, le orecchie gli tremavano le gambe, ma la mamma gli aveva detto: salta! E lui saltò! Saltò la pozzanghera, saltò la mamma, saltò il cancello del parco, saltò sul tetto del custode del parco e saltò anche sulla caserma dei pompieri. E da lì sparì. Emanuele? Emanuele? Dopo un po' di tempo la mamma ricevette una lettera. Cara mamma, ero molto felice di essere al parco con te. Emanuele mi ha scritto. Non è sparito, Emanuele mi ha scritto. Però la notte era piovuto e c'era una grande pozzanghera davanti al cancello del parco. E tu, mamma, mi hai detto, io ho sentito che tu mi hai detto, salta. E io, mamma, ho saltato la pozzanghera, ho saltato te, ho saltato il cancello del parco, ho saltato sul tetto della casa del custode, ho saltato sul tetto della caserma dei pompieri e da lì ho visto un fiume, mamma, un fiume bellissimo, enorme. Per favore, non lascia stare. Un fiume lunghissimo. Io ho visto tante città, una dietro l'altra. La prima l'avevo già vista, ma mi sembrava di vederla per la prima volta. Perché ero da solo, mamma, ero da solo nella prima volta in una grande città. E allora mi sembrava di sentire la tua voce che diceva: Emanuele, salta! E allora io ho saltato dall'altra sponda. E sono andata in una città. Ho sentito degli odori che non avevo mai sentito e delle voci che si mescolavano, delle parole che sempre non capivo. Ma ho capito che ci vuole prudenza per saltare, soprattutto all'inizio di un nuovo viaggio. E allora salto, ma osservo, prendo la misura e faccio un salto nuovo, mamma. Sì, con prudenza. E sono arrivata in una città con le torri molto alte, tanto alte che la punta sembrava volesse pungere il cielo. Le case alte, sottili. Qua bisogna muoversi come una pulce per non pungersi. Poi sono arrivata in una città dove ci sono tante parole. Qualcuna non la capisco. E pom pom tinco. Ah, fornaio, profumo di pane. Biblioteca, libri, scaffali. Scuola, matite, colori. Quelle le capisco. Mamma, questa città è una città da sfogliare. E così faccio un salto tranquillo e bello. Nella prossima città non si vede tanto perché sembra coperta da grandi alberi. Sembra che gli alberi la proteggano. È una città che respira più delle altre. E allora io, senza sforzo, faccio un salto da tigre. E così arrivo in un'altra città. Secondo me in questa città
vedo, sento... C'è una banda. Una banda. E mi diverto a muovermi al ritmo della sua musica. È un ritmo giocoso. E i miei salti vanno a tempo. Ho imparato a capire che un salto lungo vale come due più corti e come quattro piccolissimi. Mamma, sto imparando tante cose in questo viaggio.